E a chi vado a chiamare se non a lui? E quanto tempo poi disse, noi l'abbiamo visto, e quanto tempo insomma noi l'abbiamo sentito, l'abbiamo visto un poco ovunque e dovunque, l'abbiamo visto come autore, ma l'abbiamo visto anche come attore, l'abbiamo visto come notaio, ma l'abbiamo visto come regista, l'abbiamo visto come attore in tanti film. Voglio dire, spalla, lo possiamo dire, ad Oscar Di Maio tanti e tanti anni. Insomma, che quelle pillole, in quelle meravigliose pillole, l'abbiamo visto nelle veste anche di maresciallo, di appuntato, anche perché in quelle pillole ovviamente lui di volta in volta cambiava il ruolo. Va bene, quindi detto questo, di chi stiamo... Ah, e poi voglio dire che lui ha avuto il piacere e l'onore anche di fare proprio la prima edizione di quella famosa veramente programma televisivo che era Telecafone, con grandi veramente che sono Olimpia Di Maio, Antonio Allocca, voglio dire dei grandi, credo che la nostra cultura, il nostro teatro ha avuto qui a Napoli. Di chi stiamo parlando, signore e signori? Aldo Leonardi, accompagnato da sua moglie nella vita, ma anche sua moglie sul palco, nell'arte. Quindi è una che veramente se lo supporta e se lo sopporta. Buonasera, buonasera e bentrovati. Ciao, come stai? Fa sempre piacere. Signora, buonasera. Buonasera a voi. Un abbraccio al mare, la moglie Barbara, Lucia Ferri, Fabrica Moreno. E gli altri amici. E ci accomodiamo un attimo e facciamo due chiacchiere, va bene? Eccoci qua. Allora, Aldo Leonardi, io nella presentazione credo di non aver... Anche mio, grazie. Sì. Mancava, Credo nella presentazione di non aver sbagliato niente. No, però niente. Se ho sbagliato qualcosa voi mi corriggerete. No, per l'amor di Dio. No, io mi sono portato all'elenco per non sbagliare, per dire tutti i nomi, che una volta ho sbagliato uno è ancora stato da rivigliare, quindi non potrei ripetere l'errore. Aldo, prima di dire tutta sì, la compagnia, ecco, ti faccio dire tutto. Certo. Mi voglio un attimo dire, tu hai lavorato con mostri sacri, no? Ho ricordato Antonio Allocco, ho ricordato Olimpia Di Maio, e poi è stato anche un boom perché era la prima edizione, no? Fatta da telecamere, quindi ha avuto un successo nel lontano 2000. Nel lontano 2000. Vent'anni fa. Però è stato un successo veramente. Credo che ancora oggi sembra che comunque, voglio dire, sta andando ancora in onda. Perché... Anche se in quel periodo ha un ordine merito, va detto, io facevo anche un'altra serie su Terraghe di Ucciucci con sì. Ernesto Maglie e Anna Sciotti, che attualmente gestisce l'ex teatro il primo Cortese, adesso si chiama insieme un'associazione. Perfetto, quindi voglio dire erano due cavalli di battaglia esagerati. Ernesto Maia, Davide, Donatello, è così, perché Ernesto Maia è Di Maio, la famiglia Di Maio, non lo dico io, ma è dal 1800 che opera nel settore teatrale, come autori. E come Aldo, diciamo, questi due, perché Ernesto Maia è un mostro sacro, Davide di Donatello, Oscar Di Maio, una famiglia di artisti, anche lui comunque un animale da palcoscenico. Voglio dire, tu al centro, diciamo, di queste belle... Ho avuto la fortuna di guardarti, sì, questo sì. Ancora quando stavo con la compagnia di Oscar Di Maio, mi ricorda, non lo dico perché mi è rimasto impresso, Olimpia Di Maio, una sera mi disse, Aldo, stasera anziché prendere applauso e risata, ho preso solo la risata senza l'applauso. Incuriosito, stavo nel primo anno, ma perché il signor Olimpia? Ho fatto un passo in meno, cioè anche un movimento sbagliato sulla scena non ti fa ottenere il risultato tuo. E infatti sono rimasto così, come lo stesso Di Maio mi raccontava, che quando lavoravo con Beniamino Maggi, lui scommetteva la nuova di Coscale, vuoi vedere che stasera uscendo nei ringraziamenti ti faccio ripetere, faccio chiedere il bis, faceva una scommessa e mi diceva tutte le sere, perché lui usciva un po' perché aveva la gamba, chi se lo ricorda, era Claudio Cante,
e qui sembrava con le mani aperte, con la faccia da Madonna Immacolata, non riusciva a sentire. Bismi! Aldo, quanti anni sono di tanti? Ho cominciato, tenevo 5-6 anni, sono la prima volta facevo l'angioletto su un presepe ed ero l'unico angioletto che si stava di spalla perché non mettevo scorna. E quindi io per vincere questa timidezza, diciamo, ho voluto, tra virgolette, aggredire, è stato quasi un autosuole per superare la timidezza. E penso che molti attori lo sanno. Diciamo che io sul teatro mi sento me stesso. Adesso recito, quando sto fuori teatro non mi sto attento, non dirò, questa là mi libero, sono io, sono me stesso. E un ricordo particolare che tu hai, vuoi dire, un rimpianto o un ricordo particolare? No, rimpianti in verità non ne ho, o perché sono incosciente. Ma io sono uno che sta, diciamo così, è previdente, per esempio io ho sposato lei che prima di fare l'attrice insieme a me l'ho messo qua, in un certo momento mi sono reso conto che con l'età avanzava e avevo bisogno dell'accompagnamento. Poi lei prima di fare un'ex infermiera, perché io ho pensato, antipatica, con l'età finisce la passione per le malattie, l'infermiera stiamo con me. Facciamo batti back in casa una continuazione, lei è un po' anche autrice di certe battute, perché io spesso e volentieri dico qualche volta che se me ne vado, qualche volta sei piangente. E perché sei piangente? Perché non te ne vai mai. Tornando agli ultimi lavori, i lavori che ho fatto, ho avuto l'onore di far parte di un cast eccezionale, ho la serie di Sovrani 2, la seconda serie, 200 attori. Poi con l'ultimo Sasamen hanno ripescato Sasamen dopo 20 anni, grande richiesta, altri 50 attori, tutti bravissimi colleghi di un certo livello, e ci siamo divertiti, c'era anche lei. Il Vittorio. Sì, sì, no, lei andava a fare 4 volte Rai 1, perché io andavo a fare il provino. Lei disse, forse favori, dica, se non io mi facevo il provino, facciamo il provino con lei. Allora hanno pigliato a me, io sto aspettando ancora con gli occhi. Adesso puoi fare tutto e dopo facciamo parlare anche tua moglie che, come dicevo, ti supporta e ti sopporta. La seconda che hai detto, lo sopporto e basta. Vai, sfogati, tanto stai senza un microfono. Da quanti anni siete sposati? Questo diciamo. Due ergastoli. Ci conosciamo dal 1963. Sono 57 anni. Nonostante 11 anni di fidanzamento, non ci capite niente, ma ci sposo lo stesso. E sta ancora con me, come figura. Vabbè, così sale. Due figli. Due figli, 5 nipoti. Ah, due figli, 5 nipoti. È come quando i nonni stanno... Mio figlio è imprenditore, per... mia figlia è professoressa alla Federica II. Disse a mia figlia, dissi no, io lo devo dire, dice papà, dice tu basta che non dici che sono qui i telegrafoni, dice no papà che ti conosci più a te che a me. Allora io volevo dire, no, allora Mark Lanzvis, Rosario Vero, queste persone le devo ringraziare perché sono loro che mi hanno voluto nella loro sitcom. Poi diciamo c'è un altro, non so, penso che lo conoscete, il regista Enzo Morsile, che stiamo facendo un film. È una storia di un bravo ragazzo disoccupato che si è inventato un mestiere. Fa il socio di Nino D'Angelo. Infatti il film si chiama Nino L'Angelo. È un film pieno di colpi di scena tra allegre e diciamo pieni di sentimenti. Devo ringraziare Nino L'Angelo con tanti bravi attori come Tina Scatola, una professionista insieme a tanti professionisti come Emanuela Giordano, Nello Dauri,
assunta scalere da giù si mise in professione. Lello Leizza, Giulio Carfora, Ermete Ercolano e Nicola Vorelli, che sarebbe protagonista insieme a Nino Lancia, insieme a Emanuela Giordano. Poi ci sta Luca Guardabasci, dove devo fare un film a marzo, questo è anche lui un grande regista. E io faccio, sto in carcere, sei contento, no? Tutto. Allora niente, è la storia di un macellaio, io, il sottoscritto, che viene condannato a 3 anni di carcere, che è una storia un po' triste, per occultamento di cadavere. Quando esce non trova più la sua famiglia, lei che fa mia moglie, interpreta mia moglie, nel film se ne va con l'amante. Io ho 2 figlie gemelle che se ne vanno, uno loro con 2 neomelodici, praticamente resto io solo fuori, proprio schifato. E dico quasi quasi me ne torno in carcere, vado tutto per tornare in carcere, perché fuori la vita totalmente schifo. Che torno in carcere. L'unica che mi rimane alla fine, diciamo fedele tra virgolette, è una prostituta, interpretata, non so se qualcuno se la ricorda, da Cloris Brosca, faceva la zia. Praticamente io quando esco dal carcere entro in macelleria e vedo che avevo scoperto che nella figurina avevano nascosto un cadavere, che non è altro che un posto del quartiere che nascondeva i cadaveri lì da cella frigorifera. Quando esco dal carcere la presta, la cella frigorifera la trovo piena di cadaveri, una puzza enorme, e mi ritrovo con questo boss e praticamente mi minacci se non faccio quello che dice lui. Questi un attimo di distrazione entro nella cella frigorifera, gli chiudo la porta è trasparente, lo guardo mentre si concerta, ma se a tavolo faccio piatti di spaghetti, mentre mangio spaghetti ma consolo mentre mi muore congelato. Poi vado al carcere e mi vado a costituire, ma da così voglio entrare pure al carcere, occultamente non di cadaveri ma di cadaveri, sono più di uno. Mentre sto per entrare in carcere arriva una moina di carcerati, che è successo? Niente, la radio ha concesso una grazia, che è una amnistia che è. Dico, vabbè, io che c'è? Dici, no, vale pure te perché parte dalla mezzanotte di ieri, e quindi praticamente non sono riuscito a incanalare e vado fuori. Questo. Complimenti ad Aldo Leonardo. Scusate, prego. Il fatto che mi vada in galera, queste cose qua, vabbè, ma prima la stessa soddisfazione sta Leonardo De Maio, perché in da tutti i film che ha fatto ha acciso, praticamente me la ruota proprio avanti. Devo dire che veramente, insomma, andate male, piace. 57 anni insieme, io lo vedo e non rivedo una continuazione, quello lo metto a peso lì nella cella frigorifero, lo tagli a capo, ma no, la foto tu me lo... è inesatta, non mi taglia la testa, no. Lo metti in cella frigorifero ma appena un gancio in più. Volando le mani, come faccio a non ricordarmene? Un condominio, penso che qualcuno l'ha seguito, quella è stata una grande novità, grande soddisfazione. Vabbè, la luna da Cisa. Se lo ricordo per 2 film non andate mai, La resa dei conti, dove c'era anche la buon'anima di Mario Da Vinci, un applauso. E Il triangolo nero, dove io sono un monaco insieme alla buon'anima di Gombolò. Lei ha questa cortesia, Nando De Maio si è fatto tagliare 2 pezzettini, se avete sempre in linea perché lei se li rivede, non può uscire fuori. Signori e dirvi, Aldo, quando ti vedremo a teatro? Una cosa importante. Quando ti vedremo al teatro? Se si riesce a inquadrare. Sì, lo faccio vedere io, perciò ti ho detto. Allora vai, La pensione eterna di Aldo Leonardi con, vai, li dico io, bravo, così bravo. Li leggiamo tutti: Paolo D'Aquino, Pino Silvestri, Angelo Calabrese, Rino Soprano, Susi Scalella, Michele Guarino, Stefania Chirico, Franca
Perse, ok, Gennaro Torre, Salvatore Marino, audio e luci Raffaele D'Aquino, grafica Leonardo, regia di Aldo. Il cantante Peppino Di Bernardo. E c'è anche Peppino Di Bernardo, la compagnia o condominio al teatro palcoscenico, venerdì marzo, 13 marzo. E sabato 14 marzo. 15 marzo. Sono tre giorni, ok, quindi da venerdì a domenica. Minimo. E poi stiamo a Teatro Scappetti di Ponticelli a 18-19 aprile per il momento. Quindi amici, a marzo, mi raccomando, restate qui, Aldo Leonardi e la sua compagnia veramente in teatro. Io bello, bello, bello. Un attimo me ne vado. No, io non dovevo venire stasera, vero? Perché mi avevano spostato le prove. Poi me l'hanno spostato una da voi. Io mi sono spostato a Nepatura, ho telefonato una volta, ti venga. Aldo, tu quando vuoi e quando volete anche ripromozionare i vostri spettacoli insieme a Susi Scalella, insieme ovviamente alla tua compagnia, il salotto di Dina Piccolo, Vince l'arte, la cultura, siete i benvenuti. E per questo vi affidiamo anche un medaglione, vai regia del nostro salotto, del salotto di Dina Piccolo, vai! Evviva Piccolo! Evviva Piccolo, ma viva Aldo Leonardo e Susi Scalella! La grande Piccolo! Però posso dire una cosa? Prego! Ma non io vedo come ti vengono i morti, tutto sotto sotto, non sotto sotto! No, questo è pericoloso, e non è che voglio rimorti, io sotto sotto voglio rimorti, io voglio... Grazie Aldo, grazie, questo è il medaglione, sempre. Poi adesso li mettiamo ai nostri sì. ospiti. È un onore. Sì. Grazie a Susi Scalella. Sì, ma ci piglio che loro canino, senza un medaglione. Grazie Aldo Leonardo, grazie. Grazie. Complimenti e grazie. Grazie a Susi Scalella, complimenti. Grazie, grazie, grazie. Complimenti e grazie.